La seconda lettura della Messa della Notte di Natale è tratta da una lunga sezione della lettera a Tito, che presenta principi per la vita morale dei cristiani. Al cuore di questa sezione, però, si trovano i versetti proposti dalla liturgia, che costituiscono una esposizione estremamente sintetica della fede cristiana, una formula di fede nei suoi tratti essenziali. E i cristiani si trovano tra due epifanie o manifestazioni del divino nel mondo. La prima si trova nel passato ed è l'epifania della grazia salvatrice a tutti gli uomini. Capiamo cosa, o meglio, chi sia questa grazia dalla seconda epifania. La manifestazione del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo, che avverrà alla fine dei tempi. Il ripetersi dei temi della manifestazione, epifania appunto, e della salvezza ci fa comprendere che si tratta delle due venute di Gesù. La prima nella sua natività, che celebriamo nella liturgia, e la seconda alla fine dei tempi che attendiamo con speranza cristiana. Il tempo tra queste due venute è il tempo della paideia. La paideia è un valore centrale del mondo antico. Tramite la paideia l'uomo veniva plasmato, educato, formato, diventava appunto uomo, nell'ideale del buon cittadino e dell'uomo retto. Così la grazia apparsa con l'incarnazione del Verbo inaugura e rende possibile quella che per la lettera a Tito è la vera paideia cristiana e che consiste in tre elementi principali: rinnegamento, vita e attesa. Si tratta anzitutto di rinnegare l'impietà, di rinnegare i desideri mondani. Il primo passo della paideia è un passo negativo, che vuole condurre il credente a una vera e propria purificazione della mente e del cuore, facendogli abbandonare lo stile di vita e i valori proposti al di fuori della comunità cristiana, nel mondo, come dice la Bibbia. Il secondo passo è positivo e propone un nuovo stile di vita che viene a prendere il posto di quello mondano ormai lasciato alle spalle. Questo stile di vita è descritto con tre espressioni: con sobrietà, e qui si intende temperanza, cioè autocontrollo, giustizia e pietà. E queste tre espressioni sembrano indicare corrette relazioni con se stessi, la temperanza, con gli altri, la giustizia, e con Dio, la pietà. Il terzo e ultimo passo della paideia è l'attesa della seconda manifestazione di Gesù. Con la vita trasformata, al credente non resta che mantenere ardente il desiderio dell'incontro pieno e definitivo con Cristo al momento del suo ritorno. Certamente la lettera a Tito ci presenta termini alquanto generici e troppo brevi, ma questo è comprensibile nel contesto di una formulazione di fede così sintetica. Tuttavia il Natale è l'apparizione della grazia divina in Gesù Salvatore, che inaugura l'eone della paideia, nel quale l'umanità viene plasmata, trasformata e preparata alla salvezza piena e definitiva nel suo ritorno alla fine dei tempi.